Simone Dell'Agnello, ai microfoni di Grosseto Sport. Simone Dell'Agnello, livornese doc, è arrivato quest'estate qui a Grosseto e nel frattempo la società, la piazza, ma anche noi della stampa, aspettavamo magari qualche gol da un personaggio che i gol ha sempre fatti, anche se di solito lui in area spizza palloni, serve più per magari in appoggio anche di una seconda punta o a destra o a sinistra. Quest'anno però i gol non sono arrivati, la squadra stenta a trovare la via della rete, e però a tua discolpa hai colpito 3 o 4 pali, 3 o 4 legni, 4 o 5 miracoli tra virgolette sportivi te l'hanno fatto i portieri, perché l'hanno fatto veramente in alcune circostanze veri miracoli. Però la situazione di classifica è quella che è. Come vive Simone Dell'Agnello questa situazione? Vabbè, non bene, mi dispiace, perché la piazza non si merita sicuramente questa posizione di classifica. Noi, per quello che abbiamo espresso in campo, secondo me potremmo avere qualche punto in più e dobbiamo cercare di invertire questo trend già a partire da domani a Chiavari, e faremo di tutto per fare un risultato positivo. Noi dal di fuori è facile parlare o eventualmente criticare, anche se io spesso e volentieri a volte sorvolo per il troppo amore che ho per il Grosseto. Però nella prima parte di stagione si vedeva che la squadra leggera, giostrava, creava occasioni da gol, pali, ma occasioni mancate. Però ecco, quando tutta la piazza diceva, ma quando uno crea occasioni, piano piano verranno. Certo. Ecco, ora nelle ultime 4-5 partite, se non vado errato, proprio dopo Viterbo, diciamo, dopo la vittoria esterna, l'unica per questo momento, fino a questo momento, la squadra ha perso anche quella brillantezza. Non so se è fatica, stanchezza oppure anche un discorso di testa, perché tutti voi siete responsabili, vi rendete conto che vorreste far di più, ma... Vabbè, c'è anche un po' di paura, no? Perché poi i risultati vero iniziano a contare, siamo un gruppo giovane, bisogna avere la personalità, il carattere per uscire da queste situazioni. E all'inizio eravamo tutti contenti nonostante i risultati non arrivassero, perché comunque esprimevamo un bel calcio, e poi man mano che magari le cose continuano a non andare bene e iniziano ad arrivare le prime difficoltà, e un gruppo giovane fa più fatica magari a uscirne. Ora dobbiamo stringerci tutti insieme e cercare di fare il meglio possibile per uscire da questa situazione. Io a Simone Dell'Agnello lo ringrazio per questo primo intervento qui ai microfoni di Grosseto Sport GSTV, e che sia anche di buon auspicio, e chissà, facendo dei debiti scongiuri, non voglio parlare mai di risultati prima, comunque ti auguro veramente, con un classico in bocca al lupo, di ritrovare spesso volentieri la rete, perché ci sei abituato, anche per cercare di migliorare questa classifica che comincia a farsi un po' preoccupante. Assolutamente, grazie mille. Ciao a te Simone, ciao.